Ciao a tutti ragazzi, sono Mr. Technology Mania e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi mostrerò cosa è presente sul mio iPhone 7. Prima di iniziare vi ricordo che settimana scorsa ho caricato lo speciale per i 1500 iscritti e vi consiglio di andarlo a vedere se magari non l'avete visto. Ma detto ciò, iniziamo! Partiamo dalla lock screen. Il mio sfondo è questo qui, il nome apparirà in sovraimpressione. Tuttavia non è uno sfondo statico, infatti l'ho modificato e ne ho creato una Live Photos. Infatti se apri con 3D Touch, come potete vedere, appare il mio logo con la scritta iscriviti. Se volete un tutorial in cui vi spiego come realizzare una Live Photos da una foto, scrivetemelo nei commenti. Ma andiamo avanti. Nella sezione widget cito i più importanti, ovvero il widget per le chiamate rapide, il widget del calendario, quello di Parcel che dopo vi spiegherò cos'è, e anche il contatore. Passiamo dunque alla Springboard. In questo caso lo sfondo è uno dei predefiniti di iOS. Nella prima pagina ci sono tutte le applicazioni di sistema che ho riorganizzato. Quindi abbiamo l'applicazione Messaggi, FaceTime, Calendario, Promemoria, Fotocamera, Safari, eccetera. Ma se avete ben notato, ho aggiunto l'applicazione Il Meteo, che utilizza il posto dell'applicazione Meteo di iOS perché la reputo più affidabile. Tutte le altre applicazioni di sistema che utilizzo di meno si trovano nella cartella Extra. Nel dock ho aggiunto le applicazioni più importanti o che utilizzo più frequentemente, quindi telefono, WhatsApp, Spotify che utilizzo al posto dell'applicazione musica e anche impostazioni. In realtà anche Safari lo utilizzo veramente tanto, infatti avrei voluto metterlo nel dock, ma purtroppo possono starci massimo 4 applicazioni. Comunque andiamo avanti. Nella seconda pagina ci sono queste 9 cartelle. Come avrete capito, io senza cartelle non posso vivere, tant'è che ogni dispositivo che posseggo è appunto organizzato in cartelle, non riesco proprio a farne a meno. Comunque, la prima cartella si chiama Utility. In questa cartella sono presenti tutte le applicazioni che utilizzo maggiormente o che comunque non sono giochi o social network. Qui infatti è presente Trova il mio iPhone, importantissima, calcolatrice di iOS, Area Clienti 3 per poter guardare i dati relativi alla mia offerta. Poi c'è 1Password, che è una delle applicazioni per me indispensabili, che mi permette di raccogliere tutte le mie password. Poi abbiamo Chrome Remote Desktop, che utilizzo per gestire il mio PC da remoto. Poi c'è SoundHound, che serve a riconoscere i titoli delle canzoni, che preferisco di gran lunga Shazam, anche perché Shazam ora è integrato in Siri, o almeno alcune funzioni sono integrate in Siri. Dopodiché è presente Super Guida TV per guardare il palinsesto dei canali TV, Adobe Acrobat che non ha bisogno di presentazioni, così come Speed Test. Nella seconda pagina c'è TripAdvisor che utilizzo ogni tanto per guardare le recensioni di qualche bar o di qualche ristorante. Dopodiché c'è Google Maps che alterna mappe di Apple, Antutu Benchmark, QR Reader ovvero lo scanner di QR Code e infine Google Translate. Ovviamente se presente una cartella Utility sarà anche presente una cartella Inutility, che non è un insulto alle applicazioni che vi sono contenute, ma più che altro una cartella in cui contengo le applicazioni che utilizzo di meno. Infatti qui è presente Heart Rate, che tramite la fotocamera dell'iPhone ci misura il battito cardiaco. Ho comparato questa applicazione con il rilevatore di battiti del Samsung Galaxy S7 Edge e i risultati ottenuti sono abbastanza accettabili, anche se non sono precisissimi. Secondo me questa applicazione serve più che altro per dare una stima. Poi c'è l'applicazione per il conto alla rovescia, molto personalizzabile, Battery Life per monitorare la batteria e in generale anche qualche altro parametro hardware del mio iPhone, e infine TD4W per il Teardown for What. In Personalizza sono presenti le applicazioni SwiftKey, Gboard, ovvero Google Keyboard, e Flashkey, che sono le tastiere che più preferisco per iOS, anche se secondo me l'integrazione delle tastiere di terze parti su iOS è ancora da affinare. Dopodiché c'è Live Wallpaper, che permette di scaricare sfondi live, e Into Live, che serve per creare delle live photos. Come ho già detto prima, prossimamente vi arriverà un tutorial. Passiamo a foto. In questa cartella contengo tutte le applicazioni che utilizzo per modificare appunto le mie fotografie e vi ho mostrato il funzionamento di alcune di queste app nel video che appare qui nella scheda in alto a destra. Riassumendo abbiamo Camera Plus, Prisma, la mia preferita, Typorama, Google Lightroom e anche Photo Age che tramite una foto ci segnala l'età della persona e comunque non è che funzioni benissimo.
Dopodiché c'è la cartella Social Web. Cosa potrà mai esserci in questa cartella? Ovviamente i social network e le applicazioni che si sincronizzano con il web. Queste applicazioni, a parere mio, non hanno bisogno di presentarsi. In primis abbiamo Facebook assieme a Messenger e anche Pagine, seguito da Twitter, Google+ e Instagram. A proposito, seguitemi su questi social, i link li trovate sempre in descrizione. Dopodiché c'è Skype, Viber, che ho utilizzato veramente pochissime volte, poi c'è Evernote, che anche questa è un'applicazione per me indispensabile, Gmail, che è stata aggiornata e che ora possiede un layout molto simile a quello dell'applicazione di Android. Il layout che aveva prima non mi piaceva. Infine ci sono i miei due cloud online, ovvero Dropbox e Mediafire. Ora tocca alla cartella YouTube. Cosa potrà mai esserci? Ovviamente l'applicazione YouTube e anche l'applicazione YouTube Studio. Inoltre c'è anche il counter degli iscritti, che è un semplice collegamento di una pagina web. Quindi passiamo velocemente a Shop. Questa cartella contiene Amazon e eBay, che conosciamo tutti, PayPal, che per chi non la conoscesse, ma chi non conosce PayPal, è un portafoglio online. Poi c'è l'applicazione PostePay per gestire appunto la mia PostePay e anche Parcel, che è un'applicazione gratuita e che permette di tracciare le spedizioni. Detto ciò, passiamo a giochi. Come potete vedere, davvero tanti giochi, anche se ne aprirò sì o no due o tre. Il primo che vediamo è Minecraft Pocket Edition. Poi c'è Modern Combat 5, che gira veramente benissimo, così come GTA San Andreas. Poi c'è Hai Barzellette, ovviamente per leggere qualche barzelletta, Family Guy, che ho installato esclusivamente per gli stickers. Poi c'è Snake 97, che è un gioco veramente vecchissimo, lo conoscerete tutti, ma che mi ha preso veramente tanto. Poi c'è ovviamente il Tris e c'è anche PewDiePie Tuber Simulator, che ho scaricato veramente da poco, in più non è che ci giochi tanto spesso, tant'è che sono ancora all'inizio. Tuttavia su iPad sono un po' più avanti, anche se mio fratello in questo gioco mi ha stracciato, o almeno per ora. Infine abbiamo la cartella scuola. Come prime app abbiamo Pages e Number, che uso magari se devo scrivere qualche documento per la scuola. Poi c'è l'immancabile Wikipedia, Photomat, che è un'applicazione molto comoda perché riesce a risolvere equazioni, disequazioni, sistemi, eccetera, e ci mostra tutti i passaggi, ed è molto comoda perché appunto ci permette di capire dove abbiamo sbagliato. Successivamente c'è l'applicazione per il registro elettronico, per controllare voti, compiti, eccetera. Poi è presente anche l'applicazione All UK Newspaper, che ci mostra tutti i giornali del Regno Unito, anche se è praticamente inutilizzabile, ci sono moltissime pubblicità. E come ultima applicazione abbiamo Word Reference, che è un dizionario. Quindi ragazzi, spero che questo video, che questo What's On My vi sia piaciuto. Se vi va, lasciate un like al video, un commento e mi raccomando seguitemi su Facebook, Twitter ed Instagram per essere sempre aggiornati. Come ho già detto, i link dei social li trovate giù in descrizione. Ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, e c'è da Mr. Technology Mania.